Salve dall'arte della pizza e dei lievitati. Un ringraziamento a tutti i nuovi iscritti. Adesso passiamo alla ricetta delle zeppoline fritte utilizzando il metodo Porzio. L'occorrente è una busta da sac à poche, 265 g d'acqua, 50 g di parmigiano, 300 g di farina, 2 g di lievito e 8 g di sale. Passiamo alla realizzazione. Far sciogliere il lievito nell'acqua. Basta girare appena appena. Dopo averlo sciolto, come vedete nelle immagini, aggiungerlo alla farina. Poi aggiungere anche il sale, aggiungere il parmigiano, e mescolare con la forchetta. Non occorre chissà che grande abilità. Appena l'impasto diventa omogeneo, come vedete, bisogna iniziare a mescolare in maniera più energica per circa 2-3 minuti. Poi mettere tutto il composto all'interno della sac à poche. Se vi aiutate con un recipiente è ancora più semplice. Anche se l'impasto risulta appiccicoso, è normale, è normalissimo, non vi preoccupate. Assicurarsi di non sprecare neanche un po' di impasto, perché le zeppoline sono buonissime. Ecco fatto. Una volta che l'impasto è stato inserito, bisogna chiudere la sac à poche, preferibilmente con una clips. Vedete? Poi si prende l'impasto e lo mettiamo in frigo per circa 6-7 ore. Continuerà lì la sua lievitazione. Dopo 6-7 ore, ecco l'impasto. Si cerca di cacciarlo dal frigo almeno 2 ore prima di friggere. Una volta fatto ciò, si mette l'olio sul fuoco. La temperatura deve essere intorno ai 180-185 gradi. Si gira perché così la temperatura è omogenea. Si taglia la sac à poche, l'estremità della sac à poche. E poi si tagliano le zeppoline. Dipende dal proprio gusto, c'è chi le vuole un po' più grandi, chi le vuole un po' più piccole. A vostro gusto. È semplice da tagliare, come potete vedere. La cosa importante è che sia abbondante olio, perché le zeppoline devono essere completamente immerse.
non devono toccare il fondo. Friggono che è una bellezza. Dopo un po' si girano. Ecco fatto. Se non si riesce a girarle perché magari se ne sono messe troppe nella pentola, basta prendere un qualsiasi utensile da cucina e si immergono completamente. Ecco qua. Quando sono dorate, al punto giusto, si tolgono e si mettono a scolare. Voilà. E si continua a friggere finché non finisce l'impasto. È sempre troppo poco. Ecco il risultato finale. Ciao a tutti!